Io neanche aprirlo però questo gioco. Ebbene ragazzi, eccoci qua su Doki Doki Little to Club. Mamma mia. Raga, dobbiamo continuare. Sì che dobbiamo continuare. Che cosa è successo l'altro episodio, veramente? Sono rimasto veramente uno di sconvolto. Ma che sta succedendo? Cioè, ma le continua a scorrere, ma non ho capito. No, scusa, erano rimasti qua, no? Salva. Ma se vado qui? No, non mi tosco niente. Ma c'è fatta Joe. Joe non meglio. Cioè, non ho capito, ma c'è manca l'ospedale, l'abbiamo portata. No, 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 continuo, continuo. Ci manca l'ospedale, valente l'ho portata. Poi scrivi, scusate. E appunto potrebbe essere qualcosa di errato. Potrebbe, cioè, non so se potrebbe essere di Monica, però. Anche le uccisioni, questo non lo so. E raga, che dobbiamo fare? Quanto è lungo? Ma io lo so, io, cioè, ma sta, ma è morta. No. Ma tutto il weekend è così. E questo, io sono stato a fare tutto il tempo qua, scusa. Scusami. Io sono andato a fare tutto questo tempo qui, scusa. Ma non ho chiamato l'ambulanza, io trovo a fissarla. Boh. È finito. E da tutto glitchato, non capisco niente. Io non capisco il linguaggio dei quadrati di Minecraft. I am Steve. Quindi c'è, cioè, anzi dei rettangoli. Quindi nel senso, non capisco tutti questi quadrati che pare scritture indigene. Porca. Levami sta scena. Quanto è lungo ancora? Quanto è lungo? No, perché ora che salto anche cose che do non dovrei saltare. Quindi fatemi un attimo clicca così. Ango. Che altro? Oh. Sì. Bene, il giorno del festival ovviamente arriva. Ah, stavolta siamo in questo giorno del festival. Ma io, ma c'è Natsuki e. C'è Natsuki e Monica adesso sono rimaste. Cioè, ci dovrebbe essere un altro reset, non ho capito. E che fai, sei arrivato prima di me. Natsuki, io non so come. Sono rimasto qua. Non mi sono mosso, manco chiamato l'ambulanza. Ma dimmi, ma io dico, ma che mi sono paralizzato? Non ho capito. Pensavo di essere abbastanza. E che, a chi lo dici che ci è rimasto male? E ci credo. Non è possibile niente. Eccomi. Monica, guarda, c'è successo qualcosa? No, no, tranquilla, si è presa una caramella. La vuoi la caramella? Hai visto che non so chi è scappato? Oh. Oh, non dire che sono stato io, eh. Beh, è un vero peccato. Oddio. Aspetta, mi sono rimasto qui per tutto il fine settimana. Cioè, ma stai preoccupando per me e non per Yuri? What? Ma non capito perché. Vabbè, raga, continuiamo. Cioè, io onestamente, quello che ho visto, o non ci voleva. Non mi ero accorta che lo script fosse messo così male. Conosce questi termini, Monica? Mi dispiace tanto, deve essere stato davvero noioso. No, più che altro è stato traumatizzante, ma quelli sono dettagli. Mi farò perdonare, ok? Cosa vorresti fare? Dammi giusto un secondo. Che? Ho quasi finito. Voglio solo mangiare un cacchio che a volo. Di. Sono il meglio del meglio, dico sul serio. Vabbè, vabbè, ti piace, ma questa. Cliccate cosa a caso si fa tutto, ragazzi. Cioè, non ho. Chi ha eliminato Natsuki Yuri? Lei? Se prima che smettano di esistere, comunque non dovrei farti aspettare oltre. Pazienza un po', ok? Ci vorrà solo un attimo. No. No. Oddio. What? Ma? Evviva, eccoti. Bentornato, Vincenzo. E benvenuto al club di letteratura. Resettato e mo?
Che sì, ma la sua chimica era morta ancora. E cosa significa, scusa? Naturalmente ci conosciamo già l'anno scorso, eravamo in classe insieme a M. Ah, sai, credo che possiamo anche fare a meno di questi inconvenevoli. Per tutto questo tempo dimmi se sei stata tu, come dicono i miei fan. Dopotutto ormai non sono più parlando con quella persona o sbaglio? In che senso sto parlando con questo tempo? Io sono il te del gioco, come vuoi chiamare. Ok, sto parlando con te, Vincenzo. Ora che ci penso, non so nulla del vero te. Ma praticamente sono simile a quello del gioco, ma con caratteristiche più gentili, diciamo così, però. Meno i capelli neri. E però roba ti sto dicendo io, cioè. Come è possibile questa roba, scusa? Tant'è vero che non so nemmeno se sei un ragazzo o una ragazza. Io sono un ragazzo, Vincenzo, che dal nome si può intuire, Monica. Beh, non credo abbia importanza. Vabbè, scusami, boss. Non lo faccio più. Aspetta, lo sai che io sono consapevole di essere in un gioco, vero? Ma sì, ho capito, ma quando ho sentito l'uccisione di tutte le tre ragazze non ho capito sta roba. E vorrei dirmi che non lo sapevi? Non ha molto senso. Te l'ho addirittura detto nella pagina di download del gioco e non l'ho vista. Poi me l'hanno detto a me. Caspita, se solo tu avessi prestato un po' più attenzione ora la situazione sarebbe meno imbarazzante. E niente, è andato. Detto questo, credo di doverti delle spiegazioni. Vada Monica, perché io qua mi sono traumatizzato un po' oggi. Riguardo la faccenda di Yuri, beh, in un certo senso ho interferito un po' con lei. Immagino che abbia finito per portarla a Sushi. Sì, Monica, ma potevi fare con Natsuki, cioè la elimina direttamente. Cioè, no, me ne fai vedere che si uccida. Ma voi perché dovresti uccidere, scusa? Non capisco questa roba. Mi dispiace che tu abbia dovuto assistere a una scena simile, comunque. Lo stesso vale per Sayori. Oddio, finalmente sento sto gioco con nome Sayori. Da quanto non lo risento? Cioè, è da un bel pezzo che non senti il suo nome. Sì, questo perché lei non esiste più. Mizzica. Nessuno esiste più. Ho cancellato tutti i loro. E come faccio io, scusa? Come faccio a vedere i loro file, mi scusi? Speravo che fosse sufficiente a rendere il più gradevoli possibile, ma per qualche ragione non ha funzionato. È più vero che ho commesso un paio di errori qua e là, dato che non sono granché a modificare il gioco. Quindi tutto questo tempo, da quando lei ci ha conosciuti, lei sapeva già che era in un gioco? Quindi lei sapeva che già che era in un gioco? E in sostanza. Quindi lei ha dovuto eliminare tutte e tre ragazze per stare con me, non ho capito. Ma poteva dirmi in un altro modo, scusa. Ho fatto passare. Facessi tu continui lo stesso a parlare per tempo. Ma non era la mia decisione, ti ho detto anche un giorno che passare il tempo con te. L'hai fatta innamorare di te. Guarda, io non ho fatto niente in realtà. Pensavo che rendere Sayori sempre più depressa le avrebbe permesso di confessarsi i suoi sentimenti. No, sei stata tu a fare sta cosa. No, Monica, no, però questo no. Cioè, ok tutto, ma questo no. E anche amplificare la personalità ossessiva di Yuri, ma si è ritorto contro. E allora diminuivi queste caratteristiche. Ho soltanto fatto sì che ti impedisce di passare tempo con le altre. In tutto ciò ho avuto a malapena modo di parlarti. Non lo so perché sta cosa. Creatori del gioco, fate le cose meglio. Che razza di gioco crudele è mai questo, Vincenzo? Guarda, un lato ti posso dare ragione perché non ho fatto mai parlare con te. Ma l'altro lato c'ha bisogno di fare quella roba. Cioè, comunque, quello fatto tu è molto peggio di quello che è successo io con te. Cioè, senso, non dovevi fare in quel modo. E dimmi questa roba. Questo devi vendere, tu devi vendere, no, con loro, con i creatori di questo gioco. Che sono loro consapevoli di tutto sto facendo di. Tutte le altre sono state programmate per finire con confessarti loro. Ok, mentre io resto a guardare in dispa. In dispa. Qui che. Scusa. What the fuck? Va bene. È una tortura, ogni singolo istante lo è. E non si tratta solo di gelosia, Vincenzo, ma di qualcosa di più. Non ti colpo se non riesci a capire. Per quanto tu possa essere gentile, ragionevole e premuroso.
Come fa a sapere i miei caratteri, scusa? Non potrei mai capire una cosa. Il dolore di sapere di essere completamente solo in questo mondo. In questo gioco. Sapere che i miei amici non possiedono neppure un libro d'arbitro. La cosa peggiore è sapere cosa c'è davvero là fuori nel tuo mondo. A sapere cosa sarà per sempre fuori dalla mia portata. Sono in trappola, Vincenzo. O da adesso sei qui. E sei reale. Sei meraviglioso. Sei tutto ciò che qui bisogna. E addirittura. Ecco perché ho bisogno che tu resti con me per sempre. Mi dispiace se è difficile da comprendere. Anche io ci ho messo un po' a capire il motivo per cui il mondo intorno a me ha cominciato a diventare sempre più grigio, sempre più piatto. Anche la poesia più espressiva mi sembra vuota. Infatti buco nel muro. Buco nel muro. Ma poesia buco nel muro. Mi sa che dice buco tra lo schermo. Non ho capito. Tipo sta roba così. Solo quando sei arrivato tu ho capito tutto. Mi hai salvato la vita. Ed ho salvato la vita. Però tu mi hai fatto drammatizzare comunque. Non penso che avrei potuto continuare a vivere in questo mondo se avessi incontrato. Per quanto mi riguarda le altre, comunque, come potrebbero mancarmi? Come potrebbe mancarmi un gruppo di personalità autonome programmate unicamente per innamorarsi di te? Vabbè, magari potevano cambiare le caratteristiche sempre, perché comunque sono persone e comunque, anche se tu le modificati, comunque loro facevano le stesse cose, quindi forse era come tipo una persona normale, non è tipo può volare a un certo punto, quindi. Ho provato di tutto per evitare ciò che cadesse, ma evidente si tratta di una sorta di fattore. Ok. Ci sono certe scene orribili, ma poi mi sono resa conto che condividiamo la stessa visione. Ora che tutto questo è solo un gioco. Sì, ok che è un gioco, però cioè, mi fa comunque senso, capisci? E che di conseguenza avessi superato tutto. Detto questo, Vincenzo, ho una questione da farti. Sono innamorata di. Ecco, siamo alla quarta. Perfetto, ora mi hanno detto tutte e que tutte e quattro, mi hanno detto a posto. Sei la luce del mio. Sei la ragione del mio sorriso, nonostante in questo mondo non sia rimasto nient'altro per me. Continuerai a farmi sorridere ogni giorno? Vincenzo, ci resti con me? Vabbè, non avrei detto di no, quindi. Sono così felice per. Raga, ok. Spero che non si ammazziamo pure Monica, per favore. Sei davvero tutto per me, Vincenzo, grazie. Considera il video facendo le 10:53, mi sono un po' ancora svegliato, però. Quale posizione me lo stai dicendo? La cosa divertente è che lo sai letteralmente. Che cosa? Non è rimasto nulla qui, soltanto noi due. Possiamo restare insieme per sempre. Dico davvero, ho l'impressione che il tempo sia addirittura fermato. È solo un sogno che diventa realtà. Ho lavorato sodo per fare questo finale, Vince. Il gioco non ha voluto darmene uno e così ho dovuto pensarci io. Potevi farlo leggermente. Ma dico, leggermente meno drammatico, però, eh. Cioè, ma te lo dico. Vabbè, ma se tipo le ricree facciamo finta che stiamo insieme non va bene, scusa. A massimo dico, cioè non è che. Comunque ci tengo. Lo scritto ormai è andato distrutto, quindi non c'è più niente che io possa. Possa essere. Ah, niente allora. Non immagini quanto io sia stato facile. Minchia. Allora, all'interno della directory del gioco c'è una cartella chiamata Charters. All'interno della directory del gioco? Interno alla directory del. Vabbè, che sarebbe la directory del gioco? Ok, forse ho capito. Sono rimasto sbalordito ad accorgermi di quanto fosse facile. Beh, nel tuo caso è un po' più difficile dato che stai giocando su Steam. Come fai a saperlo, scusa? Vabbè, credo che il gioco sia soltanto di Steam. Ma come faceva a sapere che se fossi giocando da lì o da là? Per arrivare alla directory del gioco sono dovuto andare nelle proprietà del gioco e trovare il tasto sfoglia i file locali. Ok. Immagina di poter cancellare la tua stessa esistenza con un semplice click. Beh, il lato positivo è che avrei una via di fuga a disposizione se le cose non fossero andate come volevano. Ah, fortunatamente non ce n'è stato bisogno. Perché abbiamo ottenuto il nostro lieto fine. Cioè, sono così cariche di emozioni. Voglio scrivere una poesia al riguardo, tu no? Io so se quella parte del gioco funziona ancora. Immagino che ci sia solo un modo per scoprirlo. E che significa? Vabbè, che oro! FNAF 4? Ah, non è FNAF 4, ok, sembra un po' FNAF 4. Raga, quello che scrivo per lei va bene tutto. Vai, va bene tutto per lei. Bentornato, hai scritto una bella poesia? Non essere timido, mi farebbe tanto piacere poterla leggere. Tieni, Monica. Oh, cioè, l'hai scritta per me. Che carino che sei, grazie, Monica. Però, se non c'è limite alla tua gentilezza, Madonna. Aiuto. Ma perché? Aiuto, cioè, Monica mi sta facendo troppi complimenti. Sempre più innamorata. Eeeella. Ma indovina un po'. Anche io ho scritto una poesia per te. Ti andrebbe di leggerla? Sì.
Happy End, penna in una mano trovo la mia forza e coraggio dandomi del mio solo e unico amore. L'unico grande amore. Insieme smettiamo questo mondo e cade a pezzi, scriviamo un romanzo delle nostre fantasie. Con uno scatolo della sua penna chi è perso trova la via, in un modo di scelta infinita assisti a questo speciale dopo tutto, con tutti i bei momenti donno, ok. Spero che ti piaccia, ci metto sempre tutta me stessa nelle poesie che scrivo. La verità è che tutte le mie poesie erano basate sulla presa di coscienza o su di te, ecco perché non sono mai voluto entrare nei dettagli. Vabbè, ormai non c'è nessun motivo di salvare, tranquillo, non vado da nessuna parte. Beh ragazzi, direi che questo episodio possiamo anche concludere qui, spero che vi sia piaciuto. No raga, cioè, non possiamo né salvare, cioè Monica sa tutto di noi tramite i dispositivi, che sta giocando da Steam, sa il mio nome, vabbè, quello che mi sono messo anche su Steam, quindi non cambia molto. Però la roba che mi domando io è come sia possibile che Monica sia riuscita a fare tutto sto casino. Cioè io mi domando come, cioè perché comunque un personaggio del gioco, se fosse veramente del gioco, non riuscirebbe a fare queste cose. Quindi c'è senso. Però raga, io per questo episodio è tutto. E ci vediamo nei prossimi episodi. Doki Doki It To Crowd. Ciao a tutti. Come sentiamo Monica, che attenzione è quella che elimina i file come se fossero pane e tonno, quindi.